Logos Web Radio. Bentornati su Radio Blogos. A distanza di qualche mese dallo svolgimento, ci sembra interessante ragionare a freddo sull'edizione 2008 dei mondiali antirazzisti, che si sono svolti per il secondo anno consecutivo presso gli impianti sportivi di Casalecchio di Reno. Anche quest'anno si è trattato di una grande festa di sport e multiculturalità, ma alcuni spiacevoli episodi hanno rovinato la parte conclusiva della manifestazione. Per fare chiarezza su questi fatti e per commentare la 12ª edizione dei mondiali antirazzisti, abbiamo rivolto alcune domande ad Ashley Green, responsabile del progetto Ultra per la WISP. Com'è andata questa edizione 2008 dei mondiali antirazzisti? Come sempre è andata bene, numeri ormai costanti, a una partecipazione dall'estero e comunque di coloro che, chiamiamoli così, sono i partecipanti, quelli proprio tout court che campeggiano anche, partecipano al torneo, quella diciamo abbastanza stabile, e abbiamo sicuramente riscontrato un aumento nei partecipanti serali dovuto sicuramente a un secondo anno nel territorio, quindi al passaparola. E sicuramente la sera c'è stata una maggiore partecipazione, una maggiore presenza del territorio bolognese, con aspetti positivi e anche aspetti negativi. E quest'anno le squadre erano sempre, c'era sempre un tetto per le squadre che potevano partecipare. Come è andato il torneo, proprio diciamo, parliamo del torneo di calcio e, ma anche gli altri tornei sportivi? Allora, 204 squadre è una soglia che ormai da 3 o 4 anni abbiamo raggiunto, e da cui facciamo fatica a staccarci sia verso l'alto che verso il basso, verso l'alto per una questione di spazio, nel senso che già così sono 17 i campi, e anche a Casalecchio, nonostante ci siamo un po' allargati rispetto a Montecchio, siamo al limite, di più non si riesce a stare. E verso il basso, nel senso che ci piacerebbe a volte anche la sensazione di casomai rimpicciolire un attimo, tornare a un certo tipo di atmosfera un po' più tranquilla, però in realtà la partecipazione è tale che non ci possiamo permettere di diciamo di lasciare a casa squadre che comunque sono interessate a venire ai mondiali. Poi vabbè, il torneo è andato bene, ovviamente i fatti di domenica, di cui casomai dopo parliamo, non ci hanno permesso di giocare fino alla fine tutta la parte così dei playoff, e quindi di avere un vero e proprio vincitore del torneo. Il giorno in cui si è giocato è stato molto bene. Bene, questa è la parte sportiva, e la parte della piazza antirazzista invece, dove vengono veicolati messaggi più interessanti verso l'antirazzismo e dove si discute e si dibatte di questo, come ha funzionato quest'anno? Quello secondo me è stato l'aspetto culturale, contenutistico, secondo me è stato un po' il salto di qualità rispetto al 2007. Nel 2007 avevamo comunque spazi molto, molto ampi, molto larghi rispetto all'anno prima, forse mi ha fatto un po' fatica a riempirli e a dargli un carattere, no? Quest'anno abbiamo cercato di concentrarci un po' di più su questi temi, e c'era uno spazio in meno, ma gli spazi che avevamo in realtà, così chiamiamolo, culturali, secondo me sono funzionati molto bene. Dal tendone WISP, che sia visivamente era molto bello, con una mostra fotografica davvero ben fatta, e le serate di ballo la sera con danze tradizionali o altri incontri. Piazza antirazzista, in cui abbiamo cercato proprio di un po' di tornare a invogliare i partecipanti a portarci materiale, e i ragazzi che l'hanno curata hanno sicuramente fatto un buon lavoro nel renderla anche costruita bene come impatto, e anche gli incontri che sono fatti hanno avuto un buon seguito. In ultimo anche il discorso del Fusion, che è dato un crescendo ulteriormente, gestito quest'anno di nuovo ancora da Asterisco Radio, però con un maggior coinvolgimento del Centro Culturale Zanarelli, del G2, di tutte quelle realtà bolognesi che casomai noi come organizzatori cerchiamo sempre di coinvolgere, però facciamo un po' più fatica. E in questo caso Asterisco, il Centro Zanarelli, è il loro ambito di intervento, e come parte di un progetto anche con il Comune di Bologna hanno deciso di puntare ai mondiali antirazzisti. Credo che il risultato davvero sia stato ottimo, le serate al Fusion erano davvero belle. L'altra cosa che devo chiederti è rispetto ai fatti poco chiari con cui si sono chiusi i mondiali, che poi hanno fatto sì che le coppe venissero assegnate a tutte squadre di donne. Noi già quest'anno avevamo cercato di concentrarci un po' di più, di lanciare già dei messaggi da quest'anno contro comunque quello che chiamiamo il sessismo, quindi atteggiamenti non propriamente carini o discriminatori nei confronti delle donne. Dall'altro lato è una festa in cui hai concerti, in cui hai gente che beve, in cui hai comunque un'atmosfera di festa totale,
capitato anche da noi negli ultimi anni in cui che ragazze partecipanti ci venissero a dire che comunque in certi casi l'atmosfera non era del tutto ottimale, da uno striscione contro il sessismo a un incontro dibattito a una parte del corteo. Già quest'anno volevamo appunto lanciare questo tipo di messaggio. Qui due particolari episodi, uno che sicuramente è stato veramente scatenante, senza quello forse anche le reazioni a quelli successivi non sarebbero state uguali. Per cui praticamente sabato mattina noi stessi, Carlo in particolare, ha iniziato a essere contattato dai giornalisti che gli riferivano appunto di uno stupro successo nella notte. Ricostruzione dei fatti seguita dopo è che una ragazza alle 7:30 di mattina, probabilmente l'unica ora in cui nessuno dello staff è presente, perché in realtà noi stessi eravamo andati via più alle 6 abbondanti quella mattina. Alle 7:30 una ragazza si è presentata al pronto soccorso che c'era fisso alle 24 su 24 all'ingresso della manifestazione, dicendo di essere stata violentata da uno o più ragazzi neri africani. Il personale medico ha deciso di portarla al maggiore per gli accertamenti e visite mediche e soprattutto per sporgere denuncia, come è prassi in caso di violenza sessuale. Sono arrivati al maggiore, questa ragazza ha deciso che non voleva più proseguire, è andata via e non si è più fatta rintracciare, non ha seguito le procedure normali. Il punto è che rimane un po' vaga tutto questo episodio. Non sappiamo tuttora come sia andata e cosa è successo. Chiaro che gli stessi partecipanti la notizia l'hanno presa, che l'impatto non è di certo stato bello. È iniziato forse a crearsi un certo tipo di paura, si sono amplificate quelle sensazioni di disagio che ti potevano essere prima in una festa in cui hai 7-8 mila persone. E tutto è andato purtroppo invece a peggiorare, quando noi oltretutto avevamo già deciso che la domenica mattina avremmo fatto un'assemblea speciale. Però poi sabato sera in realtà c'è stato un altro episodio in campeggio, una ragazza qui di Bologna, invece questa di un gruppo, è stata avvicinata da un ragazzo mentre dormiva in tenda, un ragazzo che ha cercato di baciarla, così di molestarla, e poi è scappato via. Non si è riusciti a rintracciarlo, da quel momento lì è chiaro che abbiamo capito che i mondiali non sarebbero più, in queste edizioni non sarebbero riusciti più a tornare alla normalità. La mattina dopo ci siamo confrontati con varie squadre, abbiamo visto che comunque non c'erano più le condizioni per giocare. L'assemblea è stato uno dei momenti più veramente coinvolgenti e toccanti dei mondiali degli ultimi anni, sicuramente. Partecipazione davvero ampia. E comunque da quell'assemblea siamo usciti, secondo me, comunque con uno spirito positivo e di una grossa forza di coesione interna. Per avere ulteriori informazioni sui mondiali, consultate il sito www.mondialiantirazzisti.org. Per ascoltare i nostri podcast, invece, visitate il sito www.ilblogos.it. Da Filippo Milani è tutto, ciao e alla prossima!